Non solo gli agricoltori, anche il Consiglio Comunale di Menfi dice no alla realizzazione del parco eolico Magaggiaro per la produzione di energia elettrica, ossia il progetto che prevede l'installazione di 8 aerogeneratori, di cui 7 nel territorio del Comune di Menfi e 1 nel Comune di Castelvetrano, presentato dalla società romana Friel S.p.A. Ieri il Consiglio Comunale, convocato in seduta aperta ed urgente, ha approvato all'unanimità le osservazioni al progetto, contro la cui realizzazione si erano già espressi alcuni giorni fa diversi agricoltori e proprietari di fondi agricoli assistiti dall'avvocato Santo Botta. Abbiamo deliberato la nostra contrarietà a questa tipologia di impianto e di parco eolico. Appunto, volevo specificare la tipologia, perché noi a prioristicamente non siamo contro le energie rinnovabili, ovviamente non contro l'eolico, ma vogliamo e cerchiamo che gli interventi vengano ovviamente contemperati e ovviamente ci sia una concertazione con il territorio e con l'ente locale, con il comune di Menfi, dove devono insistere questi parchi eolici, perché ovviamente ci deve essere una collaborazione e condivisione da parte di tutti gli organi competenti. Anche il Consiglio Comunale ovviamente all'unanimità ha voluto ribadire la contrarietà a queste tipologie, perché stiamo parlando di un parco eolico che ha un impatto non indifferente, parlando di altezza di pale eoliche che addirittura dovrebbero essere di un'altezza superiore ai 100 metri, con una larghezza delle pale quindi che supererebbero 85 metri di larghezza. Quindi stiamo parlando di impianti spropositati che avrebbero un impatto ovviamente sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista anche ricadute economiche, turistiche, perché stiamo parlando di un territorio del Comune di Menfi che ormai è vocato al turismo non solo sulla fascia costiera ma su tutto il territorio, quindi andrebbe a inficiare pure le strutture ricettive che si trovano proprio su quel territorio e su quella contrada. Gli uffici comunali hanno già trasmesso le osservazioni al Ministero della Transizione Ecologica nell'ultimo giorno utile per la presentazione. Saranno presentate, sono state presentate le osservazioni avverso questa installazione, questo progetto parco eolico che oggi stesso gli uffici hanno presentato per la contrarietà al parco. L'urgenza era dettata appunto dalla scadenza, dal termine perentorio delle osservazioni che dovevano essere depositate e inviate entro la data del 18 agosto.